serata. Conclusiva della 10ª edizione del premio Città di San Miniato al Teatro Amatoriale. Ed è una data particolare. Quando ci sono degli eventi così, delle date così, è chiaro che si parla di bilanci, si parla di a che punto siamo arrivati, che strada vogliamo percorrere. E noi stasera invece ci vogliamo fare un regalo, e ve lo vogliamo fare un regalo. Per questo 10º compleanno abbiamo una nuova premiazione. Prima quella ufficiale del festival, noi vorremmo premiare il vincitore di un concorso che è stato lanciato l'anno scorso da noi, ed è il concorso di drammaturgia teatrale in Punta di Penna. Quindi questa sera, anche se è stato lanciato l'anno scorso, diciamo che facciamo il regalo per questo 10º anniversario di premiare il primo vincitore. È stato un concorso che ha avuto una discreta partecipazione, sono arrivati diversi soggetti teatrali e diciamo che ci ha confermato quello che pensavamo nel lanciarlo, cioè che effettivamente c'è, come c'è nella realtà del teatro amatoriale, tutto un mondo sommerso di qualità, anche nella drammaturgia c'è veramente della qualità. Quindi in questo vorrei innanzitutto dirvi chi erano i componenti, la giuria, e naturalmente chiamare i presenti, perché credo che non tutti siano presenti, poi dirò chi è che è assente, qui sul palco per ricevere una targa omaggio. Dunque, facevano parte della giuria di In Punta di Penna Salvatore Ciulla, direttore artistico del dramma popolare di San Miniato, che credo abbia avuto un impegno di uno spettacolo e quindi mi sembra di non averlo visto in sala. Procedo. Andrea Mancini, direttore del Teatro delle Fonde di San Domenico, e anche Andrea, c'era Pilete qui presente, mi può dire se è sempre a Verona per uno spettacolo. Don Luciano Marrucci, esperto di teatro e rappresentante del Comune, che invece io so che è in sala. Don Luciano, venga. Venga qua fra noi. E poi facciamo parte della giuria, prego, il sindaco del comune di Castelfranco di Sotto, Umberto Malvogli, anche esperto però di teatro e regista teatrale. Prego, qui fra noi. Prego, salite sul palco. E la sottoscritta, esperta di teatro di ragazzi e anche autrice di testi teatrali e rappresentante del Four Red Roses, si vede anche. Prego, una targa, sì, io vorrei, siamo rimasti solamente noi tre dei cinque, ecco, comunque, a lei, grazie. Posso far portavoce il sindaco del Comune di Castelfranco per sapere qualcosa intanto sui lavori di questa giuria e poi anche eventualmente chi sono i segnalati. Sì, è veramente con piacere e soddisfazione che partecipo a questa serata. Io molto tempo fa ebbi una telefonata dall'assessore di San Miniato, il quale mi chiedeva di far parte di questa giuria. Pensai un momentino agli impegni che un sindaco ha anche, però la passione è tale per cui accettai, ed è stata veramente un'esperienza interessante. Abbiamo lavorato insieme in questa giuria ed è stato un lavoro anche, diciamo, come dire, un po' faticoso, perché sono pervenuti 11 testi. È stato veramente un successo questo concorso In Punta di Penna. E quindi l'impegno a visionarli, a leggerli e a trovarsi insieme. Io voglio aggiungere alcune piccole considerazioni. I lavori giunti sono stati tutti di buona qualità e in ognuno abbiamo ravvisato qualche spunto che merita di essere approfondito. Ed anche il lavoro che abbiamo fatto a Gira proprio ci ha portato a fare considerazioni proprio testo per testo, perché veramente in ognuno trovavamo qualcosa che era interessante, qualcosa che meritava essere approfondito, qualcosa che meritava essere valutato attentamente. La giuria ha lavorato in un clima di grande serenità e di serietà, nel profondo rispetto delle differenti opinioni, che comunque ci ha trovato poi tutti concordi nel valutare i lavori. Quindi abbiamo pensato, anziché di arrivare qui e dirvi chi ha vinto il concorso In Punta di Penna, di segnalare quattro dei lavori che sono
a nostro giudizio, più interessanti, più importanti e più vicini, diciamo, anche a quello che era l'idea del concorso, cioè testi di drammaturgia teatrale. I lavori che intendiamo segnalare sono di Mirella Corso, Voci di tenebre azzurra. Di Luca Palli, Con le meduse. Bartolomeo incoronato, con Il silenzio tuonò sui loro volti. E Fernando Romei con Irene. Fra questi testi uscirà il vincitore del concorso in punta di penna. Sì, e per declamare proprio il vincitore chiamerei l'assessore alla cultura del Comune di San Miniato, Raffaella Grana. Allora, intanto il microfono. No. Intanto un saluto. Perché so, nonostante in questi ultimi giorni non abbia avuto la possibilità di venire agli spettacoli, so che è sempre stato un pieno di gente, che questa manifestazione è cresciuta e che la qualità è stata alta. Quindi viva soddisfazione. E poi, per scusare il sindaco che non è presente, perché sarebbe stato lui a consegnare questo premio, perché è a Bethlehem per una missione di pace e comunque è con noi perché ha mandato un messaggio sul cellulare proprio ora salutandovi tutti. Allora, intanto facciamo un cambio di busta. Questa è quella che non lo conosco neanche io. Vediamo. Volevamo un po' di sangue. Al primo concorso di drammaturgia teatrale in punta di penna, il primo classificato è Luca Palli con le meduse. Leggo la motivazione. Il testo riesce ad elaborare problematiche legate ad un momento particolare della nostra storia in modo suggestivo ed intelligente. Quasi tutte le figure sono interessanti e ciò fa sì che il testo si ponga come un ottimo stimolo per una futura realizzazione scenica. Il linguaggio appare scorrevole e calzante e concorda con le tematiche, i personaggi e il periodo affrontato. Congratulazioni. Dovrei dire qualcosa. Grazie. Devo dire qualcosa, non so naturalmente cosa dire, perché non ci si aspettano mai queste cose. Naturalmente sono molto contento per quello che è accaduto. Ringrazio la giuria, ringrazio il pubblico. Vorrei dire una cosa soltanto, mi è venuto in mente. Quegli attori di prima, mamma mia, straordinari. Per favore, fategli un altro applauso a loro. Grazie. E io vorrei invece ricordare che sì, va bene, mentre vi accomodate, intanto vi ringrazio, poi qualcuno tornerà di nuovo qui sopra, compreso lei, Don Marrucci. Prego. Che per quanto riguarda in punta di penna, quelli che non hanno ricevuto le note dalla giuria sono pregati, dopo, al termine della serata, di passare lì alla reception, che ci sono per tutti i lavori giunti alcune righe della giuria, appunto. Inoltre c'è anche il bando per il secondo concorso, che speriamo sia, come San Martino, sempre in crescita. E poi un'altra cosa, nel premio in punta di penna
oltre al premio in sé, c'era proprio anche specificato come il testo vincitore era a disposizione di una compagnia teatrale che se voleva appunto metterlo in scena. Per quanti vogliono fare richiesta di avere il testo, c'è un modulo da riempire appunto sempre lì alla reception, per cui poi chi vuole può lasciare il proprio indirizzo, il proprio recapito, e gli verrà inviato il copione. Una compagnia di teatro amatoriale dell'Intesa Teatro, anche di altre compagnie che sono presenti qui, chiunque voglia comunque può lasciare il proprio recapito e le verrà mandato il copione vincitore. E, beh, a questo punto la decima serata ci impone però un piccolo momento, speriamo il più agevole possibile, non vogliamo annoiarvi, però un piccolo momento di più che di punto della situazione, di ricordo e quantomeno di ringraziamento, ma sentito, non un ringraziamento formale, perché quando si fanno queste iniziative, chiaramente sempre andando a cercare disponibilità, aiuti, quando si trovano persone che ascoltano, persone che ti danno una mano, e poi proprio dal cuore è doveroso salutarle, ricordarle chi è passato, ringraziare chi ci aiuta in questo momento. E in 10 anni di persone che ci hanno veramente aiutato a crescere, ne abbiamo trovate nella nostra strada, per fortuna. Vorremmo ricordarle Alfonso Lippi, che ha dato l'impulso iniziale a questo premio di San Martino quando era sindaco qui a Castelfranco e finché lo è stato. Aurelio Pellegrini, assessore alla cultura di Pisa, e anche lui appunto promotore di queste manifestazioni, o meglio, qualcuno che è riuscito anche a far, amando così il teatro amatoriale, a farlo uscire anche da un ambito così locale per arrivare invece ad un ambito anche più regionale. Anna Maria Tognetti, assessore provinciale, vicina però a noi sia in quanto sanminatese ma anche proprio perché amante del teatro, e quindi ci ha sempre sostenuto fin dalle nostre prime rassegne e anche i convegni, i nostri primi convegni. Graziano Turini, naturalmente il sindaco di Castelfranco di Sotto, con il quale è partita l'iniziativa dell'Intesa Teatro Amatoriale, e con lui anche la Isavagni, assessore alla cultura, sempre nel periodo in cui anche Graziano Turini era sindaco, e che e ci ha sempre sostenuto con tanta passione nelle nostre iniziative. Io, naturalmente, data l'età, cerco di devo far per forza affidamento su un supporto cartaceo per non scordare nessuno, e può darsi anche che qualcuno lo dimentichi. Roberto Merlino, ecco Roberto, che è il regista teatrale cinematografico, che ha dato impulso a queste nostre prime manifestazioni, si ha sempre seguito, e è stato anche ed è, credo, coordinatore dei gruppi amatoriali dell'Alto Tirreno. Don Luciano Marrucci, che abbiamo già conosciuto qui ed è venuto sul palco, in quanto anche lui è stato direttore artistico del dramma popolare e fin dall'inizio ha favorito le relazioni del nostro gruppo con le varie istituzioni. Bene, a queste persone, a quanti spero siano tutti qui presenti, vorremmo offrire molto velocemente, molto brevemente, però una incisione che ha due colori, che Luca Macchi ha preparato ed è raffigurante San Genesio, che è protettore della gente di teatro e patrono di Samignato. Se fossero qui presenti alcuni di questi signori che abbiamo citato, io li inviterei qui sul palco. Che bello, è proprio come vedere degli amici che ritornano, sono veramente felice che siate tutti qua. Qualcuno vuole le litografie, le incisioni, non le litografie? Sì, prego. Qualcuno ricorda anche noi qualche, vuol lasciare, bellissimo, sì. Due parole? Chi vuole questo microfono? Ma parlare di nuovo del successo, qualcuno l'ha già fatto prima, di questa manifestazione, dei 10 anni che sono passati, cioè per tutti parla questa sala stasera, ma non c'è solo una crescita numerica e quantitativa. Questa rassegna, questa manifestazione è cresciuta, e direi tutto il teatro amatoriale in questi 10 anni ha fatto grandi passi qualitativamente,
Poi c'è stato anche la questione importante del fatto che avete saputo fare rete fra i comuni, fra i vari soggetti che fanno teatro, e questo sicuramente ha portato ad un successo che ora anche così parlandone fuori si tocca con mano. Quindi niente, lunga vita. Io, se mi permette un'ulteriore riflessione, pensavo a voi in questi giorni, proprio ieri e l'altro, leggendo, scusate se rammento una cosa che non è molto piacevole, ma il rapporto dell'Istat, che sì, è che ci fa veramente piangere, ha fatto veramente un gesto, perché ci dice che siamo in Italia più poveri, più infelici, più vecchi, e più vecchi e più poveri anche di altre nazioni europee. Ecco, io credo questo, che noi abbiamo oggi bisogno più che mai della nostra arte e della nostra cultura, perché sono, sia perché sono le nostre punte di eccellenza e di questo abbiamo bisogno, ma anche perché ci fanno vivere non solo per quello che siamo, ma per quello che possiamo e dobbiamo diventare, e ci aiutano a credere in questo. E credo che tutti noi, che l'Italia stessa abbia bisogno di questo, e abbia bisogno anche tanto del teatro. Io volevo fare una cosa estemporanea e che non c'entra naturalmente con questa programmazione, ma a riferimento proprio a questo luogo. Vi giuro, per me lo trovo un sito, un luogo di teatro veramente interessante. E trattandosi di una chiesa, ex chiesa in questo caso, non dobbiamo dimenticare che era anche una cappella privata dei carcerati. E allora io carcerati li ho visti anche qua. Mi ricordo, per un'espressione che io non vorrei vendere perché è una, ma che sembrò a me stesso suggestiva, per questo fatto che se voi volgete lo sguardo in alto vedete delle finestre chiuse, credo ci siano ancora delle grate. Mi ricordo che da sacerdote Novello fui invitato a confessare queste persone. Forse anche questo non c'entra. Mi ricordo che a un uomo che certamente io non conoscevo, trovandomi in quella intimità religiosa della confessione, ma se vi annoio smetto, dissi che c'era una possibilità di evadere. E quella dello spirito, insomma, che non può conoscere barriere, perché la libertà come capacità di scelta rimane sempre dentro di noi. Mi ricordo che questi uomini poi, era il vescovo e qualche volta anche noi preti quasi novelli, che venivamo messi qui a celebrare, e vedevamo queste figure che per noi erano soltanto delle sagome in alto. Dovete guardare lassù, poterle anche immaginare semmai. Per loro non ne mancava mai uno, vi assicuro. Per loro questo luogo dello spirito era la celebrazione di un evento, la messa che veniva celebrata. Era l'unica azione liturgica che poteva essere prospettata per loro. Io lo chiamai questo quando se ne parlava con Roberto, col quale mi compiacevo di questa grande opera
di questo grande, meraviglioso comunque intervento del Comune, di renderlo luogo ancora dello spirito, cioè del teatro, disse: guarda, in alto si vede il ponte dei sospiri, cioè degli aneliti, della libertà, dell'aspirazione interiore, che mi pare possa trovare congiunzione anche con la catena degli eventi che si sono succeduti qui. Io ho visto anch'io, voglio compiacermi con gli attori di questo dramma, Strindberg, penso uno dei testi più importanti. Noi al dramma popolare, vorrei dire che questo fu un merito mio, questo, se mi permettete, portammo la strada maestra di Strindberg. E proprio Strindberg, ritornando, diciamo così, sulle fasi della sua follia, ripercorrendo il cammino della sua vicenda umana, aveva definito che sulla sua tomba, e ancora è proprio così perché il suo testamento è stato puntualmente eseguito, figurasse ancora una volta una croce, dove c'era riportata la sigla iniziale di un canto liturgico che si esprime così: Ave Cruz Spesunica, Ave o Croce, mia speranza unica. Ora, a questo punto io mi accorgerei anche che sto facendo una predica, e questo io non lo voglio fare, un discorso edificante. Però lampeggiano inevitabilmente questi ricordi, e voi li chiamate magie. E per me, ecco, è stato puntuale ritrovare questo appuntamento. E ora lo cedo questo microfono finalmente. Velocissimo, dopo l'intervento di Don Marrucci, mia moglie che è in sala finalmente crederà che tornavo a casa alle 3, alle 4 del mattino quando eravamo in giuria. È vero, no? No, brevemente, due cose volevo dire stasera, nel ringraziare tutti gli amici che hanno voluto ricordare chi ha fatto un po' di strada con loro, che guidavano, noi facevamo semplicemente da supporto, ma le idee e la creatività era loro, era in loro. Un grazie di cuore a tutte le compagnie. Io negli anni che me ne sono occupata insieme al sindaco Graziano Turini, sensibile, attento a tutte le problematiche del teatro, della cultura, ho ricevuto tanto, io devo a loro tanto. Ho ricevuto la testimonianza diretta del sacrificio, della dedizione, della passione per il teatro e l'impegno, tutte cose che rimangono dentro di noi, che ci stimolano, che ci fanno sentire migliori, spazi aperti di discussione, di confronto, senza giudizi, problemi affrontati insieme. Io devo tanto a loro, di questo ringrazio il gruppo Furre de Roses, che chiaramente tutte le compagnie, i prodotti delle compagnie che abbiamo visto, alcuni certamente più riusciti, ma tutti erano il frutto di un impegno, di una passione che davvero rendono, a cui davvero noi dobbiamo rendere testimonianza di gratitudine
e di rispetto. Grazie a tutti. Io intanto ringrazio di cuore per l'omaggio e per questa occasione. Credo che più che un'occasione nella quale si fa il punto di quello che è successo, questo sia davvero un momento nel quale si prende atto che le idee, le iniziative che faticosamente sono state portate avanti in questi anni hanno ormai una base solida. E ora si tratta di, come dire, di farle continuare a crescere, di continuare a percorrere questa strada che vi assicuro non è stata facile. Per uno che fa l'amministratore pubblico e che non ha, come me, insomma, particolari competenze o sensibilità rispetto alle problematiche del teatro, che non ha una cultura teatrale alle spalle, è importante che il suo percorso venga attraversato, incontri persone che hanno la passione, hanno le conoscenze, hanno le competenze e la professionalità. È importante che di queste persone ci si fidi ed è importante semplicemente lasciarle fare. Questo ho fatto io da sindaco di Castelfranco, ho lasciato lavorare i Savanni, il gruppo teatrale Fuori Roses, e i risultati poi alla fine li vedete. Ma il merito di un amministratore pubblico è uno soltanto, quello di avere forte la consapevolezza che la cultura non è roba sulla quale si possa tagliare. La cultura è il cemento di una comunità, è il legame tra il passato ed il presente, è l'insieme dei valori e delle tradizioni che ogni comunità, piccola o grande che sia, ha e deve, come dire, preservare e custodire. E credo che in questa zona di Toscana, ma più in generale in tutta la nostra regione, la sensibilità degli amministratori farà in modo che anche in presenza di tagli a livello centrale e di inevitabili difficoltà per gli enti locali non venga sacrificato questo tipo di iniziative, perché è qui che si costruisce la coscienza e che si alimenta la voglia di fare e di essere parte di una comunità. Grazie. Ringraziamo voi. Prego. Vi ringraziamo per quello che avete naturalmente fatto nel tempo e ricordiamo che se le persone passano, però ci sono anche collaboratori poi nuovi nelle varie istituzioni che continuano a darci una mano. Per esempio, ed ora li cito solamente perché poi molti li rivedremo in occasione delle premiazioni vere e proprie, Nicola Landucci che è attuale assessore provinciale alla cultura, e i suoi collaboratori, la signora Perazzolo e Barzacchi, Rossi Gianfranco che è presidente dell'Istituto del Dramma Popolare attualmente, di Spina, che è il presidente della società consortile delle risorse Samignatesi, che è presente fin dall'inizio e continua a sostenerci ormai da 10 anni, Cataldo Buggiani, presidente della Proloco, Angelo Frosini, il sindaco attuale di Samignato, Grana Raffaella, che avete già conosciuto qui sul palco, assessore alla cultura, e tutto il suo staff, tutto il personale del suo settore, Roberto Cerri, Franca Gianni, Laura del Cangia, Umberto Marvogli, sindaco di Samignato, che avete già visto in occasione del premio in Punta di Pinna, Cristian Pardo Dossi, che è l'assessore delegato del comune di Castelfranco alla cultura, Loriano Salvadori, regista teatrale, Salvatore Ciulla, avevamo già detto, direttore artistico, Luca Macchi, che avete già conosciuto in quanto incisore, infatti già da diversi anni si occupa della grafica del premio, e poi Andrea Sacchetti e Gianni Russo, che sono con i loro festival, collaborano con San Martino, l'uno per il Teatro Amatoriale di Pesce, il Festival di Teatro Amatoriale di Pesce, l'altro invece con nella persona di Fiorella Sciarretta con il premio Città di Firenze. E a questo punto arriviamo alla premiazione vera e propria, ma era doveroso, via. Dunque, vediamo, allora, il primo premio che consegniamo generalmente è il premio Gradimento del Pubblico. Sapete bene ormai anche quelli che ci seguono da anni che cosa significa, cioè il pubblico che ogni sera esprime il proprio parere, il proprio voto, anche alcuni giudizi così sintetici su una scheda, e quindi determina quello che è lo spettacolo che in qualche modo è piaciuto di più al pubblico. Allora, chiamo a
No, veramente l'ordine è un altro. Vedete che la memoria inganna. Allora, ecco, posa, scusami Silvia, ma l'emozione di questa serata ha preso anche me. Dunque, prima ovviamente è doveroso conoscere e dare una targa ricordo alle compagnie che sono venute su questa, su questo palco per animare questa decima edizione. Allora, la prima compagnia che vorremmo salutare è proprio quella che stasera ha fatto vedere il padre di Strindberg, è la Compagnia del Giullare di Salerno. E a consegnare una targa ricordo chiamerei appunto Andrea Sacchetti, presidente del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale di Pescia, che collabora appunto con San Martino. Se è presente, mi sto guardando con le luci nelle... non mi sembra che sia presente Lucia, che ve... la prende. Si fa in autogestione. Grazie infinite della vostra calorosissima accoglienza, non voglio rubare altro tempo, dico solo che ci ha fatto un piacere immenso chiudere questo ciclo di repliche che è cominciato a dicembre del 2004 con questo lavoro che ci dà enormi emozioni, forse questo trapela dalla nostra interpretazione, proprio qui a San Miniato, in questo posto bellissimo a cui siamo già affezionati, quindi lunga vita all'estate di San Martino, auguri ancora altri 50 festival. Grazie. Bene, quindi conosciamo le varie compagnie in ordine, diciamo, di presentazione, cioè cominciando dalla compagnia teatrale Teatro Giovani di Lucca, che ha presentato domenica 30 ottobre Ora no tesoro di Cunei. C'è uno spazio dove passare, si dribbla fra le sedie. Ecco qua. Buonasera, non ho mani da offrirle, le posso offrire un microfono? Vi ringraziamo tutti. Grazie a voi. Lunedì 31 ottobre la compagnia teatrale Giosuè Borsi Arzante di Firenze ha proposto Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti. Una compagnia nuova? No, non voglio così, avete già parlato tutti tanto. Voglio solo ringraziarvi dell'opportunità che ci avete dato, ringraziare la Daniela che ci ha, De Rosa, che è la responsabile del TAI Toscana, che ci ha permesso di venire qui. Grazie ancora e continuate così. Grazie a lei. Martedì 1 novembre il gruppo teatrale Nuovo Teatro 2000 di Pisa ha presentato un testo di Molière, Il medico per forza. Una parola? Ma non so, io ho ammirato questo festival che fate, è la prima volta che vengo, anche se sono di Pisa, sono stato altrove, in altre regioni, è una cosa bellissima, una cosa ci sente tutti in famiglia, gente che ama il teatro come noi. Ho avuto l'onore di ascoltare questa bellissima compagnia di Salerno, sono rimasto scosso. L'altro anno ho letto questo testo, proprio il padre di Strindberg. Non lo so, mi vengono i brividi perché cioè, è come lo vedevo io dentro, la sofferenza che è stata espressa in una maniera fantastica da questi attori che sono, dice, dilettanti come noi, dice, fra il dilettantismo e la professione non so dove sia il confine, gli altri lo fanno per un pezzo di pane, per mangiare, per una professione, però facciamo tutti i teatri, abbiamo visto una differenza, ho visto dei professionisti a volte molto, 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 molto meno bravi. Un applauso glielo farei ancora. Io vi ringrazio tutti, buon proseguimento. E mercoledì 2 novembre, Vicolo Chekhov, da Anton Chekhov, è stato presentato dalla compagnia teatrale Catapult. Benvenuto, un saluto. Sì. Grazie. E volevo dire che per tutte le compagnie è importantissimo misurarsi con concorsi come questo e avere la possibilità di portare su un palco le prove, le improvvisazioni che si fanno durante la settimana.